Ciao a tutti, eccoci nuovamente con un video. Mi chiamo Giacomo e se non mi sono mai presentato, mi presento adesso. Il mio canale si chiama Exlux, come potete ben vedere, e per quanto riguarda la rubrica degli appuntamenti che abbiamo mensilmente, quest'oggi vi volevo parlare di una festività che è nata con il buddismo, ma poi tramite la New Age e altri movimenti si è un po' diffusa in tutto il mondo e in tutta Europa. Vi voglio parlare quindi del Vesak. Che cos'è il Vesak? Il Vesak è una festività buddista, come vi dicevo, che viene celebrata ogni anno in occasione del plenilunio di maggio. Quindi, ora che sto filmando questo video, è il 7 di maggio, quindi è oggi Vesak. È una tradizione buddista, come vi dicevo, che viene svolta a seconda delle tradizioni buddiste sempre in maggio per ricordare la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha storico, del Buddha Shakyamuni. A partire dall'inizio del Novecento, tramite il movimento teosofico della Blavatsky, non so se lo conoscete, ma comunque la teosofia è molto importante nell'ambito dell'esoterismo, e iniziarono a celebrare questa festività non solo per incontrare Buddha, ma anche per incontrare, per unificare tutti gli altri grandi maestri come Cristo, ad esempio, e altri maestri sia dell'Islam che come sufi, il sufismo o altre filosofie che comunque sono accomunate dall'unione dell'amore universale. E appunto univa anche maestri della teosofia che avevano questa gerarchia spirituale chiamata Shamballa. Successivamente la New Age, come vi ho detto all'inizio, ha adottato queste celebrazioni a tutti i suoi maestri, a tutte le sue maestre, come un momento cardine dell'anno di questo movimento, come un movimento universale di motivazioni di unione in meditazione. Diciamo che è il momento più importante per l'età dell'acquario e appunto cade spesso in maggio questa festività, anche se c'è chi la festeggia in aprile per mantenere la corrispondenza con il plenilunio del toro, che è questo che vi sto parlando, invece, è capitato proprio il 7 di maggio. Nello spirito della New Age, vi sono dei dettami, dei focus principali. È il momento appunto di connessione con cui possiamo parlare meglio con i nostri spiriti guida, con i nostri maestri, con Cristo, con il padre e la madre e altre figure spirituali. Comunque sia, c'è da dire che secondo la teosofia tutti questi maestri non avevano niente a che vedere con il Buddha storico e con il buddismo. E vi sono dei rituali svolti da questi appartenenti alla teosofia che non si riscontrano proprio con il buddismo storico, insomma. Questo giusto per precisare.
La concordanza che c'è fra questi Vesak si uniscono giusto per il riferimento alla benedizione del Buddha e al suo intento di generare amore e saggezza in se stessi e in tutti gli esseri del creato, al di là di qualsiasi religione, al di là di qualsiasi mentalità, al di là di qualsiasi tradizione voi appartenete. Quindi in teoria può essere festeggiato anche da chi è Wicca, da chi è pagano, da comunque vuole celebrare l'amore universale. Ecco, questo è il significato del Vesak. E viene spesso identificato come Vesak con la doppia V. Perché? Perché quando ci si riferisce al Vesak buddista originario, ecco la. Con la W invece ci si riferisce al Vesak della teosofia e quindi della New Age. E questo è il tutto quello che vi volevo dire per la rubrica delle festività che troviamo durante l'anno. Ancora siamo a maggio, quindi mi è sembrato giusto fare questo video perché se ne parla relativamente poco di questo Vesak ed è importante invece durante questa giornata fare anche delle meditazioni di unione, soprattutto in questo momento che c'è stato questo Covid, questa quarantena, e quindi è un metodo per sentirsi tutti collegati insieme e per sollevarci da questo periodo e per farcelo rimanere alle spalle, ecco. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Se avete ulteriori domande, ulteriori informazioni da suggerire, le potete commentare. Vi invito come sempre ad iscrivermi al mio canale, a mettere un like se vi è piaciuto questo video e vi invito sempre a seguire in descrizione il link dove vi indica il link al mio gruppo Exolux. Ok? Spero che, come vi ho detto, questo video vi sia piaciuto. Al prossimo video dove continuerò a parlare di tarocchi, sullo studio dei tarocchi. Bene, a presto. Namaskar dal vostro Giacomo. Al prossimo video. Ciao, ciao a tutti.